Un prezioso oggetto artigianale diventa omaggio a Franco Ruta e la sua generosa attitudine a fare da mecenate dei giovani talenti del territorio. Nell'infaticabile officina Sigla, dove l'artigiano Salvatore Fazzino dà vita alle sue penne realizzate con legni degli alberi del Mediterraneo, ne è infatti appena nata una dedicata alla sua memoria. Sigla vive anche di riconoscenza, racconta Fazzino, e io non posso dimenticare che nella nostra storia la prima a vederci fuori Ragusa fu una piccola bottega d'arte del Modicano, quasi un passo da Buonaiuto. Lasciai lì 8 penne dell'unico modello che producevo al tempo e pochi giorni dopo Franco Ruta le comprò tutte quante, le regalò agli amici e parlò di me come se mi conoscesse da sempre, ma non ci eravamo mai conosciuti. Sono stati i destinatari di quei regali dopo tanto tempo a raccontarmelo, e tra questi c'era l'artista Piero Cuccione, una conferma dell'estrema disponibilità e della passione di Franco Ruta verso i giovani artigiani che vedeva scommettere su un'idea. Per noi, racconta Pierpaolo Ruta, figlio di Franco Ruta, l'idea di una penna Sigla dedicata a mio padre ha un significato importante, un omaggio a una persona la cui curiosità è stata sempre in movimento e che trova nella scrittura di appunti, lettere, cartoline non un traguardo ma un punto da cui partire e fare nuove esplorazioni. Ulivo, Carrubbo, Milicucco sono i 3 legni protagonisti di questa nuova penna Sigla che porterà il nome di Franco. È una roller con punta Schneider disponibile in inchiostri blu, verde, rosso e nero. Il tappo metallico avrà la forma esagonale per portare anche un segno di Avola, città d'origine di Fazzino, che ormai ragusano d'adozione, facendone così un vero e proprio oggetto della memoria. La sigla, Franco, avrà una tiratura speciale per i primi 100 esemplari. Sul legno dell'astuccio sarà infatti incisa una frase di Franco Ruta che recita: credo fermamente e solennemente nella continua ricerca e nella conquista di nuovi valori, accompagna la sua firma. È la stessa frase tratta dai suoi quaderni che abbiamo scelto come motto della nostra associazione, commenta il presidente dell'associazione Franco Ruta, Antonello Buscema, proprio perché pensiamo che si sintetizzi perfettamente lo stile del suo esempio e il modo in cui molti ci ritroviamo, desiderosi di raccoglierlo e di farcene in qualche modo testimoni. Ecco che anche attraverso un'iniziativa come questa altre persone potranno continuare a incontrarlo idealmente e lasciarsi infondere questo ostinato incoraggiamento ad osare e cercare.